Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12 e 30 minuti perfetti in orario in questo istante di oggi, venerdì 5 febbraio, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, sempre qui per raccontarvi Milano, i fatti principali della nostra città. Andiamo subito a vedere in diretta l'inquinamento atmosferico in questo istante sulla città di Milano, grazie alle rilevazioni fatte da Arianna, il vaso di Wise Air che respira, che ha un sensore all'interno per calcolare il PM2,5 all'istante in tempo reale. Ci sono più di 100 Arianne a Milano collegate e in questo istante il PM2,5 è di 63 microgrammi per metro cubo, quindi insomma un dato abbastanza alto. L'aria torna a essere in zona critica, nonostante tutto il dover esserci meno gente in giro, sta a vedere che comunque non c'entra nulla con l'abbassamento dell'inquinamento. Quindi ahimè, tante ancora le auto che sono in giro, sapete, poca gente sui mezzi pubblici in questo periodo, e quindi un PM2,5 che è in continua salita, dalla mattinata è già salito di qualche grado, adesso vediamo appunto un 63 in questo momento di PM2,5. È venerdì, il venerdì parliamo della settimana digitale, o meglio di tutti quegli appuntamenti online in questo momento che hanno a che fare col digital, i webinar che non dovete perdervi, ma non sono io a raccontarveli, ma è Andrea Romoli che vediamo collegato. Buongiorno Andrea. Buongiorno Fabio, tutta Milano News. Grazie mille Andrea di essere collegato con noi. Allora, appunto, dicevo, tantissimi gli appuntamenti comunque nel mondo del digital e webinar e chi più ne ha più ne metta, tutti online, ovviamente al momento, ma molto molto interessanti, vero? Sì, esattamente. La settimana che di cui io vi segnalo gli eventi è quella che va appunto da lunedì prossimo fino a domenica successiva, quindi dall'8 al 14. Iniziamo subito con lunedì. Lunedì vi segnalo un evento abbastanza particolare, è una società, un'azienda italiana, Glicon, che offre soluzioni di People Experience Analytics e fa questo evento dedicato all'HR e al management sulla propria pagina LinkedIn, e l'evento si chiama Fueling Human Leadership with Compassion Act, the Human Side of Data, quindi un'analisi dei dati e un'analisi della leadership, che è una cosa piuttosto attuali, vista la situazione concomitante. Uh-huh. Martedì vi segnalo un evento la sera dedicato agli smanettoni, se vogliamo, alle persone più nerd, ed è alle 19 l'appuntamento col Milano Live Coding. La Milano Live Coding è la prima comunità di creative coders, è nata 6 anni fa a Milano, e le serate sono appunto organizzate da Codice Inutile e WeMake, che sono le due associazioni che organizzano questa serata, e durante le serate appunto ci sarà appunto sviluppo di codice, di programmazione creativo, si utilizzeranno appunto delle librerie di JavaScript per creare scene interattive in 3D, per cui senz'altro cose abbastanza particolari appunto dedicate agli smanettoni. Mercoledì vi segnalo una cosa alle 10 del mattino, We Are Social, che è una delle web agency delle agenzie di comunicazione più importanti probabilmente del mondo, ha fatto questa, ci sarà appunto la presentazione del Digital 2021, che è il report annuale che esplora lo scenario digital e social in Italia e nel mondo. Quindi ci sarà tutto il team di We Are Social che approfondirà e interpreterà i dati italiani e globali del report, e quindi sapremo come si sta muovendo il mercato del digitale in Italia e nel resto del mondo. Giovedì vi segnalo un workshop che mi vede coinvolto direttamente, è un workshop che si intitola Il Kit del Boy Scout, metodi di pensiero progettuale per il successo del business, e insieme al mio socio Fabrizio Faracco, insieme ai nostri partner di Katobi, faremo questo workshop in cui aiuteremo i leader a gestire i propri team, ad allinearsi, a concedere a tutti un'elevata autonomia. Il tutto avverrà utilizzando una lavagna condivisa, mural, e alcune microstrutture appunto che
che fanno utilizzo appunto dei tool all'interno della lavagna condivisa e che permetteranno di far sì che alla fine del workshop i partecipanti sappiano disegnare delle sequenze per garantire appunto meno meeting più efficienti. Quindi senz'altro un workshop piuttosto interessante. Un altro vi segnalo per giovedì è un appuntamento dedicato che si chiama America's Cup 2021 ed è appunto per chi è appassionato di vela saprà che l'America's Cup si corre con gli AC-75 che sono delle barche praticamente volanti che raggiungono quasi 100 km orari e ci sarà appunto un'analisi per quanto riguarda appunto la tecnologia dietro queste barche. E lo speaker sarà appunto Giovanni Lombardi, che è un professore di aerodinamica degli aeromobili e aerodinamica dei veicoli presso l'Università di Pisa. Per cui, per chi è appassionato di vela e vuole capirne di più riguardo a questi bolidi su cui fanno l'America's Cup, è senz'altro un appuntamento molto interessante. Andiamo verso la fine della settimana, venerdì, vi segnalo alle 14:30, organizzato da Sella Lab. Il webinar Storie di innovatori e evoluzioni, lezioni per il futuro, in cui si parlerà appunto di imprese, di vite di imprenditori che hanno trasformato intuizioni in solide realtà che poi sono diventate dei modelli da seguire. Chiudiamo la settimana, sabato 13 alle 15:30, con un evento che è organizzato da China Communication, ed è una grande party di beneficenza in cui si vedranno gli usi e costumi dei cinesi nel web. Per capire appunto quanto è importante avere una politica di social media marketing in Cina e quanto siano utili e preziosi i corsi pratici per diventare dei WeChat specialist. Chiarissimo, questi sono alcuni degli appuntamenti che so hai trovato nella prossima settimana. Possiamo trovare tutto quanto però sul tuo articolo su Startup Italia, giusto? Esattamente. Allora Andrea, io ti ringrazio davvero per tutte le tue indicazioni, buon lavoro, grazie mille appunto per Grazie, i tuoi grazie suggerimenti, ci vediamo settimana prossima allora. a tutti. Alla prossima settimana. Ciao, Grazie grazie. mille, ciao, grazie mille ad Andrea Romoli, seguitelo appunto su Startup Italia, troverete il suo articolo, l'articolo che racconta tutto quello che non dovete perdervi nel mondo della settimana digitale. Andiamo avanti, siamo arrivati appunto quasi a parlare del nostro ospite che vedo già collegato, oggi parleremo di tamponi, quindi parleremo di un'iniziativa molto interessante, questo tampone sospeso, ne avete letto già sul nostro sito, ma anche su altri giornali, ne torniamo fra pochissimo, prima una piccolissima pausa in compagnia delle foche parlanti per l'incursione poetica di oggi. L'alfabeto a rumori delle cose mi manda messaggi in codice. Guida senza patente, sterza contro il mio sonno leggero. La gatta rimane dov'è, sopra il termosifone. I lucernari, due fanali puntati dall'alto. Palpebre semiaperte, come le mie. Il divano mi inghiotte, il legno del sottotetto espira. C'è un orologio nel mentre del buio ticchetta. Il rimedio, dicono, sia essere gentili con le cose. Hanno una memoria. Allora ringrazio la loro clemenza e chiedo difesa dagli insetti mimetici. Ho paura delle cimici e del loro riottoso ronzio. Mi ricordano i litigi con le persone che amo e le constatazioni amichevoli da chiedere in prestito per fare la pace. Risarcire a parole le parole perse nel vuoto del grandangolo, mentre mormora sempre un minimo cosmo intimamente beato. Grazie mille ad Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti, sempre ben accette e insomma siamo contenti di ospitarle all'interno di Good Morning Milano, come sempre lunedì, mercoledì e venerdì con le proprie incursioni poetiche che ci danno quel momento di pausa, quel momento di riflessione all'interno della nostra mattinata, all'interno della nostra giornata. Grazie davvero ad Alice e grazie alle foche parlanti. Dicevo, parliamo di un tema molto importante, lo facciamo con un dottore che vedo già collegato con noi, sto parlando del dottor Alessandro Lanzani, buongiorno dottore, la vedo già collegata, eccolo qui, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della vostra emittente, grazie per l'invito. Ma grazie, allora, grazie a lei per aver accettato l'invito, ma soprattutto grazie a lei per quello che state facendo, perché avete portato a Milano un servizio davvero importante. Poi adesso lascio la parola a lei. L'avete chiamato tampone sospeso, però è molto più che sospeso, nel senso che è qualcosa di concreto e che esiste e che serve. Il tampone sospeso si basa su un criterio di solidarietà. Copia dal caffè sospeso napoletano uno che può paga il suo e lascia qualcosa per quello di qualcun altro e uno che non può lo fa gratuitamente. Non viene chiesto nulla a nessuno, le persone lo sanno e lasciano quello che vogliono e quello che possono. Questo punta direttamente comunque all'articolo 32 della Costituzione, perché in un contesto normale noi non dovremmo esistere. L'articolo 32 dice che la Repubblica riconosce la salute come un diritto fondamentale e garantisce cure gratuite agli indigenti. Non è. Nonostante la Costituzione, voi invece siete dovuti esistere, diciamo, vi siete formati, siete nati con un bel progetto che poi è quello di medicina solidale. Alle spalle c'è questo progetto che poi appunto ne parleremo meglio, perché avete notato che insomma c'era e c'è ancora oggi, qui in Lombardia, a Milano soprattutto, un grosso problema appunto per una certa tipologia, una certa classe, diciamo, una certa tipologia appunto di cittadini nel poter usufruire, nel poter fare questi tamponi necessari spesso e volentieri anche. Sì, i tamponi sono di due categorie. Diciamo che c'è un primo accesso meno costoso, di facile utilizzo, e a questo punto sono i tamponi antigenici rapidi, quelli di seconda generazione, e poi adesso stanno arrivando anche quelli di terza generazione, che sono precisi quasi come, ed ecco l'altra classe, i tamponi molecolari, che hanno una precisione approssimata al 100% e che sono quelli che ufficialmente fanno entrare nel percorso Covid, se così. Quindi ricapitoliamo, c'è un antigenico, diciamo si chiama così, giusto, e il molecolare. Sono queste le due grandi categorie di tamponi, giusto? L'antigenico ha il vantaggio che può essere fatto ovunque, naturalmente rispettando, come dire, le norme di prassi, la refertazione, il medico, l'infermiere, la sanificazione, le norme di sicurezza. Però il risultato esce dopo un quarto d'ora. Gli svantaggi sono che la specificità e la sensibilità non sono così precisi. La sensibilità è che trovi tracce, lo riconosca, trovi tracce del Covid-19, mentre la specificità è che non lo confonda con altri virus dando un falso positivo. Quindi c'è una piccola percentuale di falsi negativi quando non lo riconosce, o di falsi positivi quando lo confonde con qualcun altro. Devo dire che in questi mesi sono stati fatti grandi passi avanti, per cui dalla prima si è passati alla seconda generazione e adesso anche alla terza generazione. Diciamo, però mi sembra di capire, sono molto utili in un momento, appunto, cioè per avere un'idea più o meno rapida è molto utile, posso già capire poi semmai che processo poi andare a seguire, da quanto ho capito, no? Certificati dalle norme CEE al 96, Perfetto. 97, 98% di sicurezza, quindi quando uno trova il positivo scatta il regolamento regionale ATS, per cui va confermato entro un brevissimo lasso di tempo con il molecolare. Il molecolare viene riconosciuto gratuitamente dalla regione, quindi diciamo formalmente ci saremmo con la fornitura di servizi gratuiti. Il punto è che Qualcosa come però non qualcosa non ha funzionato però. qualcosa non ha funzionato perché la massa critica del servizio è inferiore all'utenza, quindi ci sono dei ritardi. Non sta a me giudicare per come e perché, però sta di fatto che noi stiamo inseguendo il virus e non gli siamo mai al pari e spesso in ritardo. Una cosa semplice che tutti possono comprendere, quando si leggono i dati dei tracciamenti al sabato e la domenica, calano drasticamente i tamponi. Calano drasticamente i positivi che poi ritroviamo al martedì, al mercoledì sui dati dell'unico. Il Infatti, virus tutti i dati. però non cala, diciamo, nel weekend non è che il No, virus. questo significa una cosa semplice: che noi tutte le settimane diamo 2 giorni di tregua al virus per circolare in forma asintomatica, poco sintomatica, e sono le caratteristiche più pericolose, perché al di là della responsabilità del singolo, uno stando bene
non sa nemmeno che porta in giro. Quindi se c'è ritardo sul concetto di tracciamento, vi ricordate il paziente 0 e il paziente 1 di antica memoria, ce lo siamo dimenticati un po' per strada e quindi è molto complicato e difficile riuscire ad accerchiare il virus con la cerchia delle persone che sono arrivate a contatto. Poi c'è un'altra questione, prego. Quindi il vostro servizio a quel punto in che maniera entra in questa, diciamo, filiera un po' distorta? In che maniera riesce ad entrare e per chi? Beh, noi, va detto subito, senza esitazione, siamo diventati donne e uomini del marciapiede, nel senso che ci siamo messi letteralmente in strada dentro un tendone e rispondiamo a due valori. Uno, la Costituzione della Repubblica Italiana, due, giuramento di Ippocrate, rispettando il più possibile tutte le indicazioni che ci vengono dalle autorità preposte che rispettiamo, ma che evidentemente, se vogliamo dire, l'indice di letalità in Lombardia è al 5,2% su una media nazionale che sta cambiando continuamente, ma che si colloca al 2,8-2,9, e l'Italia senza la Lombardia è sotto il 2,5. Certo, ci sono dei fattori di svantaggio, la densità, le fabbriche, la mobilità e la promiscuità, quindi è evidente che questa regione sarebbe stata colpita per questi, no, cofattori epidemiologici in maniera superiore, però qualcosa non ha funzionato. Allora noi ci siamo guardati in faccia e in maniera assolutamente gratuita, mi permetta di dirlo, non abbiamo niente, nessuno, né davanti né dietro, di lato, ci siamo presi le nostre responsabilità. Stiamo interloquendo con le istituzioni locali e nazionali, stiamo interloquendo con l'ATS affinché l'esperienza di strada possa essere offerta per migliorare norme e regolamenti che di fatto, per farla breve, lasciano fuori non soltanto gli indigenti, e questa è la questione tra, come dire, sanità pubblica e privata, ma il problema è ancora più avanti. Ricordo in asterisco che la Costituzione sancisce cure gratuite agli indigenti, no? E se i tamponi di fatto vengono fatti in larga percentuale dalle cliniche private, perché le strutture sanitarie pubbliche non ce la fanno, questo è un dato di fatto, non è una polemica. Ogni settimana ci sono dati. Basta guardare i dati che vengono riportati dai maggiori quotidiani, comunque dai siti preposti ufficiali del Ministero, riportati in altri modo, in Lombardia ogni settimana vengono fatti circa 30.000 tamponi antigenici gratuiti. Il fatto è positivo perché sono una parte del tracciamento. Di fatto una larghissima parte di questi tamponi costano sulla piazza di Milano 50-45, in casi eccezionali 40 euro. Beh, insomma, quindi, che sono cifre che magari possono sembrare anche poco, ma se pensiamo appunto a degli indigenti o a famiglie numerose o a chi magari ha bisogno, appunto a situazioni in cui ti ritrovi a doverlo rifare più di una volta, insomma, cominciano ad essere anche delle cifre non proprio così basse. Quindi se una famiglia che è in una situazione, diciamo, critica, perché deve assistere la nonna, il babbo, non dico per la scena di Tadada e fare il bagordo, ma proprio c'è bisogno di assistenza ai soggetti fragili, a te, anziani, lei mi capisce che c'è una responsabilità se questa persona lavora, se il figlio, il nipote prende il tram, va al lavoro, il metro, perché quelle sono occasioni di contagio. E quindi la necessità per una responsabilità parentale, che a nostro modesto parere è un diritto alla salute, no? È un concetto, ecco, di responsabilità. Ricordiamo dove siete per fare il tampone sospeso e come funziona. Siamo in piazza Baiamonti. Tengo a precisare che in questo momento io rappresento un gruppo di amici di medici che rispondono al nome di Medicina Solidale. Ecco, infatti, quella sarebbe stata la domanda dopo, cioè quando diciamo, quando lei, dottore, dice noi chi siete noi? Allora, ci sono due noi, che sono noi, ci siamo confusi nel senso bello del termine, cioè ci siamo fusi insieme. C'è un gruppo Scusi se dottore se la interrompo, visto che arrivano i commenti, arrivano anche i saluti di Simone Lunghi, che so essere anche un suo amico, che è un grande amico di Milano News, che manda i complimenti via Facebook nei commenti a questa diretta. Le fa i complimenti Simone Lunghi per il lavoro che state facendo.
Diceva, scusi. Pippone l'angelo dei navigli, tra Sì, l'altro, proprio c'è in lui. Ecco, tanti modi. diceva appunto, queste due entità di noi, chi sono queste due entità del noi? Allora, sono Medicina Solidale, un gruppo di medici, e poi la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, che prende il nome dalle radici di quello che fecero negli anni 70-80 Franca Rame, soprattutto, e Dario Fo. Quelli erano altri tempi, e comunque è rinata, diciamo, riammodernata con un forte impatto civile, no? Che si pone l'obiettivo di stare vicino agli invisibili, agli indigenti. E questo però è un altro discorso anche epidemiologico, se vuole, poi dopo approfondiamo. Sì, Quindi i dottor, soggetti volentieri. sono Medicina Solidale e la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso. Alla fine ci siamo confusi, sinceramente non sappiamo più chi è chi, e questo ci fa molto piacere perché ci sono le cose da fare. Ottimo. Noi vogliamo essere un modello sulle cose da fare. Ha toccato un tema molto interessante, molto importante, quello degli invisibili. Milano è una città che li ha sempre tenuti un po' in disparte, appunto, e si chiamano invisibili non per altro. Poi c'è stato un momento in cui magari si se ne è accorti, anche le canzoni magari della tradizione milanese ne hanno un po' parlato. Negli ultimi anni completamente scordata l'esistenza, sono arrivati i grandi eventi a Milano, sono arrivati i grandi palazzi, è arrivata la bella Milano tutta pulita, ma in realtà esistono tanti invisibili. Chi sono? Allora, gli invisibili appartengono almeno a tre categorie, no? Più o meno invisibili. Ci sono le persone che potremmo dire con un linguaggio che non mi piace, i non regolari, ovvero persone che non hanno i documenti che burocraticamente le autorità richiedono per poter fare il tampone. E lì parte il primo problema, perché se uno non ha il codice fiscale, non ha i documenti a posto, tecnicamente le carte dicono che non avrebbe diritto al tampone. Poi di fatto uno si deve assumere la responsabilità se farlo o meno, a meno che non si decida che queste persone, in quanto invisibili, non esistano. Questa è una delle questioni politiche che noi non possiamo affrontare da soli in mezzo a una strada, no? Riguarda non solo quelli che incontriamo noi, riguarda un fatto non solo umano, i diritti umani, ma anche un fatto epidemiologico. Perché se noi cominciamo a tirare fuori dal tracciamento le persone che, diciamo, per un qualche motivo sono un po' fuori regola, mi segue, cioè non Sì, hanno il codice ok. fiscale, non hanno la residenza, fino ai senza fissa dimora, ma questa non è una storia di amici Siana, mi segue, del singolo caso. Sono migliaia di persone che circolano e diventano anche un aspetto epidemiologico. Detto un po' brutalmente, se noi non interveniamo per motivi umanitari e sanitari su queste persone, noi lasciamo una sacca, no, di popolazione, una città nella città che non viene tracciata e lì il D'accordissimo. virus fa quello che vuole. Insomma, dottore, verrebbe da dire che ad essere egoisti davvero sarebbero i primi da dover intercettare a un certo punto. No, ma Anche per, vede. proprio per noi stessi, mi viene da dire, no? Proprio per fare in modo che non circoli il virus nella città. Il virus non guarda in faccia a nessuno, non fa Infatti. distinzione diretta, tant'è vero che si chiama pandemia, sembra che colpisca bianchi, neri, gialli, verdi, alti, bassi, uomini e donne. Quindi il virus è internazionalista, se mi permette una parola, è globalizzante. Molto Ora, democratico su quello, sicuramente. ma la democrazia si ferma quando ovviamente la salute dell'individuo è meno garantita. Ma questo colpisce anche le fasce privilegiate della popolazione, perché poi la badante filippina, assunta o in nero, che deve assolutamente lavorare, se non è tutelata non solo nel tracciamento, no? È evidente che cercherà di evitare, soprattutto se è Fauci sintomatico o asintomatico, un tracciamento che la costringe a stare a casa. In questi giorni c'è la retorica, molti ne parlano, dei rider, no? Noi ufficialmente facciamo anche i rider. E do una piccola notizia, è parzialmente vero, ne viene qualcuno, nonostante che abbiano fiducia, diciamo, Sì. di noi per mille motivi, perché siamo in mezzo alla strada come loro. Però c'è molta diffidenza perché queste persone dovessero stare in quarantena 15 giorni, a parte che vivono in ambienti promiscui, no? In situazioni complicatissime, no? 5, 10, 20 in un appartamento, se lo passano fra di loro, ma perdono il lavoro.
Loro hanno un contratto che è un'app che, che se si spegne tu sei fuori e non sai neanche a chi rivolgerti. Ora è detta un po' duretta, le cose stanno cambiando, ma non siamo molto lontani da questa realtà. Voi mi capite che o noi ci apriamo con un'alleanza tra strutture sanitarie, istituzioni civiche, ovvero il Comune di Milano, ovvero no, le municipalità, e il volontariato, e ci apriamo, vogliamo guardare in faccia questa realtà, allora noi recuperiamo il gap continuo che abbiamo nei confronti del tracciamento. Se invece non abbiamo coraggio, noi vogliamo testimoniare questa proposta politica, istituzionale e costituzionale, perché è evidente che noi possiamo anche farne 100, 150, quelli che volete, ma abbiamo una massa critica irrilevante. Sì, il senso della nostra presenza è che bisogna andare lì dove il virus c'è e combatterlo anticipandolo, ma questo va fatto insieme. Poi molto interessante appunto l'atto politico che state facendo, cioè proprio anche di far capire che bisogna intervenire in una certa maniera, e state facendo vedere anche che è possibile appunto intervenire. Sì, anche perché poi dalle periferie, dai senza fissa dimora, torna in area C, attraverso il, quello che ti porta la spesa, cioè nessuno si salva qui. Non sì, appunto, come diceva prima, è internazionalista, diceva no, prima il punto, il virus, nel senso che non guarda confini geografici, economici, politici o classi o non classi, quindi quello passa dove passa. Non guarda, che questo problema noi ce lo siamo posti da subito, perché siamo intervenuti, abbiamo anche avuto, se me lo consente, dei discreti, perché siamo arrivati in Senato, al Senato della Repubblica, non ve la leggo tutta perché non ha tempi televisivi, però il 13 gennaio 2021 è stata approvata a larga maggioranza, 154, l'ultima cosa che hanno votato poi è venuto giù il governo, comunque più o meno è non sia vostra cosa, responsabilità. Cosa è stata votata? Una mozione, la 0163, 13 gennaio 2021, è venuto il senatore De Falco, la senatrice Nocerino del 5 Stelle, poi è firmata da Fattori e Giarrusso, che purtroppo non conosco di persona, perché hanno portato queste istanze in Parlamento. Si fa riferimento nel testo introduttivo all'esperienza dei tamponi sospesi di Piazza Baiamonti a Milano, okay, ed è stata votata una risoluzione che impegna il governo in tre punti, sono tre righe, io ve le riassumo in un tracciamento, più tracciamento meno lockdown, più tamponi, meno lockdown, perché vanno all'equilibrio le cose, sì, perché se noi riusciamo a tracciare, spegniamo i focolai prima che partano. Gli antigenici rapidi hanno dei margini di incertezza, però che stanno migliorando di mese in mese, tant'è vero che la circa, non voglio andare nel tecnicismo, ma lo stesso ministero... Vabbè, capisco anch'io che non sono un medico, nel senso, capisco anch'io che anche se un tampone ha un minimo di... appunto una percentuale che può darmi magari dei falsi positivi o dei falsi negativi, meglio dell'incertezza che non mi dà il niente, quindi insomma, esatto, direi che e questo non sono un medico, ma fin qui ci arrivo forse anch'io. Ma certo, quindi questa risoluzione che impegna il governo con speranza favorevole, perché le risoluzioni possono avere il governo a favore o contro, quindi lui vota che è favorevole e dice favorire la creazione e la diffusione dei test point, quali infrastrutture logistiche, lascio perdere, tanto il punto è quello. Controllare ed eventualmente intervenire per abbassare il prezzo dei tamponi su tutto il territorio nazionale. In Lazio è stato votato, in Lazio non in Corea del Nord, dove c'è una giunta di sé, prezzo massimo 22 euro. In Sicilia, che non è la Corea del Nord, neanche quella, dove c'è una giunta di centrodestra, 15 euro. Insomma, quindi si può fare se si vuole. Accordo con le farmacie, 26 euro. So che la Moratti ha cominciato a stipulare degli accordi di cui vogliamo vedere la parte esecutiva con le farmacie, e però in Lombardia, diciamo, sì, infatti, ancora... notizia dell'altro ieri, appunto, che comunque dovrebbero arrivare anche in Lombardia, nelle farmacie, questi antigenici rapidi, no? Però allora, non c'è ancora nulla di attuativo, credo. Non c'è ancora nulla d'attuativo, quindi riconosce la regione alla farmacia 12 euro più IVA, non si sa quanto sarà il prezzo finale all'utente, manca la parte attuativa, però faccio notare, se mi è concesso essere cittadino oltre che medico, che probabilmente
alcune componenti partitiche e politiche che si ispirano al sociale, forse sarebbe bello che cominciassero a dire qualcosa, perché la Moratti dopo 5 giorni qualcosa ha fatto e non vorrei, anzi, dovremmo onestamente dirle brava se questa operazione si conclude rapidamente, vedremo con la parte attiva. Fermo qua. No, no, beh, ma ha aperto un capitolo interessante che andremo a affrontare anche nelle prossime settimane, del silenzio della politica, nel senso che c'è una politica sicuramente che sta arrancando molto senza sapere da che parte andare, e sia dall'una che dall'altra parte vediamo molta confusione. Quindi cercheremo di capire come anche e soprattutto a quel punto tiro le orecchie invece a una parte sola, quella che appunto diceva poco fa lei, si rifà a una ideologia, anche a un'idea sociale della comunità e della città e della regione, che invece non riesce a proporre, non riesce a portare avanti delle istanze credibili. Questo sarà un altro tema, dottore, che cercheremo di affrontare. Siamo quasi in chiusura, le chiedo allora, poco prima di chiudere, se mi ricorda appunto dove possiamo trovarvi, a chi, come funziona appunto l'iter del tampone sospeso, e poi dai, 2 parole velocissime su Medicina Solidale. Allora, il tampone sospeso è in piazza Bariamonti, sabato e la domenica. Da sabato scorso abbiamo cominciato ad andare in periferia, siamo stati in Viale Padova, e se qualcuno sale sulla pagina di tamponesospeso.it oppure di Medicina Solidale su Facebook e tamponesospeso.it, un indirizzo, trova tutte le informazioni aggiornate di questa cosa. Il tampone sospeso è gratuito, è aperto a tutti, compatibilmente tra regolamenti che dovrebbero vincolarci ad escludere, no? Questo è l'annodo politico. Okay. È una colpa e un merito cercare di tracciare le persone. Qualcuno ci deve dire qualcosa. Sicuramente voi non avete fatto uno scarico di responsabilità. Questo no, vi siete presi le vostre responsabilità e avete scelto e avete dato la vostra risposta. Ma poi, tra l'altro, siamo in rapporti con la TIE, cioè non è una situazione. Stiamo continuamente confrontandoci per superare le difficoltà. Ma come hanno risposto le istituzioni cittadine? Scusi, non sento. Come hanno risposto le istituzioni cittadine a questa vostra... Scusi, non sento, è andato giù l'audio, scusi, non sento. Mi no, senti? La sto prendendo in giro, sto sentendo perfettamente, non so come... Davanti a ripeterlo io, dottore. Allora, la verità è che ci sono dei colloqui, purtroppo in questo momento non posso dire nulla, perché sono colloqui informali, che a questo punto sanno tutti di noi... Tutti sanno di noi, noi aspettiamo che parta un tavolo ufficiale in cui noi possiamo portare la nostra esperienza, in modo che le autorità preposte possano decidere anche alla luce di questa esperienza. Non è che devono fare quello che vogliamo noi. Noi offriamo un'esperienza che è un modello operativo, unità mobili a basso costo che abbassano i prezzi e permettono di diffondere il tampone ovunque, con la possibilità di riaprire gradualmente le scuole, cinema, teatri, ma questa è un'operazione politica. Noi abbiamo il modello, le unità mobili a basso costo, e giriamo per farlo vedere. Interessa a qualcuno? Può essere una soluzione? Bisogna uscire allo scoperto, il momento del coraggio. Poi deciderà la politica, è il suo compito. E guardi che perdere tempo in questo periodo è una responsabilità molto grave, perché il peggiore dei triage è quello di lasciare le cose così come stanno, e pesa 500 morti al giorno. Insomma, sono cifre che dovrebbero far ragionare, appunto, come diceva lei, chi queste leggi, chi sta all'amministrazione, al potere, al comando di regioni e altre istituzioni che sottostanno. E... Noi siamo pronti, abbiamo bisogno di un po' di coraggio reciproco, possiamo offrire la nostra esperienza nel momento in cui siamo riconosciuti come un modello di esperienza, che poi si decida in base a leggi e regolamenti. Ma vogliamo accogliere questa proposta che combatte la perdita di tempo? Il triage più abietto è perdere tempo, perché un meccanismo di veti incrociati lascia sostanzialmente le cose come stanno. Io credo che si capisca questo.
Si capisce, chiarissimo, dottore, è stato chiarissimo, anzi la ringrazio davvero perché ha fatto chiarezza comunque sulla situazione attuale e mettendo giustamente anche quei bei puntini sulle i che voi volete far risaltare e risaltare. Quindi grazie mille davvero per il suo intervento, complimenti a tutta la squadra di Medicina Solidale, porti i nostri saluti e ringrazio davvero per l'operato che state facendo in Piazza Bayamonti nella nostra città. Grazie mille davvero. Grazie a voi, saremo sempre a disposizione per voi tutte le volte che vorrete. Buona giornata a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Buona giornata al professor Alessandro Lanzani, grazie mille davvero di essere collegato con noi. Per oggi è tutto, prima di chiudere abbiamo ancora un ultimo contributo, lo sapete, è venerdì, arriva il momento del cartello della settimana di Carlo Ceccaro, come sempre mi dissocio completamente da quello che succederà. Carlo Ceccaro. Cartellomania, il cartello della settimana. Remasi anche per gli altri, che non lo fanno. Allora, questo cartello, devo dire, è un po' pepatello, nel senso che è dedicato a tutti quelli che remano, siamo tutti nella stessa barca, no? E a quelli che in realtà dovrebbero farlo e non lo fanno. Chi sono quelli che non lo fanno? Molto spesso sono quelli che sono preposti a remare. In realtà si astengono da quello che dovrebbe essere il loro, e uso una parola molto pesante, dovere. Quindi riflettiamo su chi rema e su chi dovrebbe remare ma non lo fa. Nient'altro da aggiungere. Un saluto a tutti. Grazie mille a Carlo Ceccaro, davvero complimenti anche quest'oggi per la tua intuizione artistica. Non mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti quest'oggi, ringrazio voi che ci avete seguito da casa. Potete seguirci come sempre sui nostri siti internet e sui nostri canali social. Grazie mille, arrivederci, buon weekend e a presto.